consigli dei Moore, sono sicura che Valentina si lascerà andare un po' di più. Coraggio ragazze, la vita comincia a 40 anni. Più passano gli anni, più Courteney Cox diventa bella, con quel volto espressivo e la figura scattante. Peccato che la televisione l'abbia inchiodata a un ruolo di mangiauomini, sia nella serie Dirt sia in Cougar Town, quando si dice le physique du rôle. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Non c'è cattiva più adorabile di Lucy Liu. Sarcastica, freddissima, esperta di arti marziali, con quel leggero strabismo di Venere che rende il suo sguardo un po' inquietante. Questa attrice, laureata in lingue e culture asiatiche, ha un fascino enigmatico che l'età ha accentuato, così diversa dalla Barbie americana da catturare l'attenzione al primo fotogramma. Cindy Crawford è stata una delle top model più famose del mondo, nel gruppetto delle superstar che, come raccontava Linda Evangelista, non mettevano nemmeno un piede giù dal letto per meno di $10,000. Ma tra le grandi top, Cindy Crawford è, in un certo senso, la più umana. È sopravvissuta al fidanzamento con Richard Gere, si è sposata, ha avuto due figli, di tanto in tanto lavora come testimonial di marchi famosi. Ed è sempre così bella con quel neo sopra la bocca che la sua agenzia, all'inizio della sua carriera, voleva farle togliere. È aperto il dibattito su Demi Moore e l'età non c'entra per niente, perché è una donna molto bella che ha ingaggiato una battaglia con se stessa per adeguarsi a certe pazze regole dell'estetica contemporanea, finendo per assumere quello che la scrittrice femminista Camille Paglia definisce look da inedia, così magra, così asciutta, coi muscoli così tesi dall'esercizio fisico da sembrare un'altra donna. Non ne avrebbe nemmeno bisogno, perché il suo è un sex appeal perenne.